Buonasera, magici bambini delle ali di scorta. Io mi sono messo il cappello perché molto probabilmente voi, anzi non molto probabilmente, sicuramente il paio di volte che sono venuto da voi avevo il cappello e forse quindi mi riconoscerete. Adesso, per motivi che vi avranno spiegato, non possiamo più vederci, però vi mando questa favoletta. Il bambino arcobaleno. C'era una volta un bambino di tutti i colori. Aveva la testa azzurra, i capelli verdi, le mani arancioni, le braccia rosse, le gambe rosa, i piedi violetto e la pancia gialla. Amava vestire ogni giorno in modo differente. Lunedì era elegante, martedì sportivo, mercoledì fico, giovedì tonalità scure, venerdì colori chiari, sabato retro e domenica moderno. Era davvero molto strano e quando usciva o andava a scuola la gente lo guardava con stupore e i compagni lo prendevano in giro per il suo aspetto così diverso dagli altri. Si sentiva molto triste e avrebbe voluto essere come tutti gli altri per non essere deriso. Le soluzioni erano due: trasferirsi in un paese dove le persone erano tutte colorate come lui oppure cambiare aspetto e adeguarsi a ciò che lo circondava. Provò prima a cambiare paese, ma era impossibile trovarne uno dove le persone fossero di tutti i colori. Poi modificò il suo aspetto. Si vestì come i compagni e si dipinse il corpo e il viso come gli altri. Ma neppure in questo modo era felice, perché non era più se stesso. Un giorno in classe arrivò un nuovo compagno che non lo prendeva in giro, perché gli piaceva la sua diversità e diceva che era orgoglioso di essere a scuola con un bambino arcobaleno. In quanto l'arcobaleno è un singolo L'arcobaleno è il bello della diretta, no? In quanto l'arcobaleno è un simbolo di pace che dona felicità e avrebbe voluto essere arcobaleno come lui. Gli altri bambini a questo punto si resero conto di aver sbagliato a insultarlo e che essere diversi non è una cosa brutta, anzi, può diventare interessante perché ci fa conoscere mondi nuovi. Infatti, scoprirono che il bambino arcobaleno era un pennello umano che sapeva colorare di bello le cose brutte, rendendo tutti più allegri. Coprì di colori vivaci e gioiosi la città fino a quel momento grigia e un sorriso si stampò sul viso dei suoi abitanti. L'aspetto esteriore non è importante quanto l'aspetto interiore.